Sto regalando 101 regali a 101 sconosciuti. Ma che c***o è? Ciao. A cosa devo il piacere? Sono a Milano. Sei a Milano? Sì. Indovina che cosa devo fare? Difficile. Devo fare 101 regali a 101 sconosciuti. Perché? Sono 101 bigliettini con 101 frasi sulla felicità e in pratica lo scopo è ricordare alle persone di essere felici nonostante le cose che accadono, perché alla fine decidiamo noi di essere felici con quello che facciamo. E per fare tutto ciò, questa mattina mi sono alzato prestissimo, ho cercato di trovare una tipografia aperta, ma è sabato e quindi sono tutte chiuse. In pratica ho chiamato e ho trovato l'unica tipografia aperta a 50 minuti da dove stavo io. È possibile stampare degli adesivi? Per questa mattina è possibile? Sì, guardi che è 12:30 che arriviamo. Quindi sono dovuto andare fino lì. Ho stampato gli adesivi. Buongiorno. Ciao, io dovrei stampare 101 bigliettini. Si sono arrivato in albergo e gli adesivi erano stampati al contrario. Fantastico, quindi, No. sì, quindi non potevo usarli. E ho dovuto comprare una colla stick. No. È una cosa bella cioè, io l'ho sempre detto che sei strano, non pensavo fino a questo punto, però è una bella cosa. Sto facendo un video su YouTube, vi regalo due biglietti sulla felicità. Vabbè, Niente di grazie. che. Ne regalo due perché siete una coppia. Fai un video, ho capito adesso. Buonanotte. Ciao ragazzi, ma ti sto regalando bigliettini da portare a casa. Questa qua sono una coppia. È per ricordare che la felicità dipende da noi, dalle nostre azioni che facciamo nella giornata. Niente, buona Grazie. giornata ragazzi. Ciao, buona giornata. Cioè, proprio originale come cosa alla fine. Io dici che sto regalando chissà cosa, però è qualcosa che può far piacere. E per ricordare a tutte le persone che le cose che ci rendono felici vengono prima da noi, non da input esterni. Va bene, tranquillo, tranquillo. Grazie mille. Ce l'hai un proverbio filippino che lei dice: fare ciò che ami è libertà, amare ciò che fai è felicità. È un po' simile, però. Ciao, bravo, 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 grande, ciao. Per ricordare alle coppie in questo caso di essere felici e condividere la Grazie, è un felicità. bell'augurio. Grazie. Ciao, Andrea, registra il tuo messaggio e sii creativo che insieme faremo un video fantastico. Te lo lascio sotto la porta se c'è ancora. Ciao! Grazie. La vostra vita è un po' così, però. Per ricordare che la felicità deriva da noi e quindi in questo caso l'allenamento riporta felicità nelle vostre giornate. Va bene. Sulla felicità. La felicità, ti regalo un bigliettino sulla felicità. Contrario. Ti dovevo dire che in pratica non sono riuscito a dare tutti i bigliettini perché la gente non se li prendeva, non lo so, forse per il periodo o per il Covid. Me ne sono avanzati questi. Tutti questi. Guarda quanti ce n'ho. No. Quanti ne hai dati? Ho dati più della metà, questo è sicuro. E a un certo punto mi sono arreso e ho capito che non tutte le persone vogliono prendere questa cosa in considerazione. Vabbè, ma ci sarà un quel periodo. E ora cosa ne fai di quelli? E adesso rimarrà così.
per far capire che in realtà non è tutto rose e fiori. Cioè sì, le persone devono capire che la felicità dipende da loro, ma non tutte lo accettano ancora. Non ci sarebbe distinzione tra felicità e tristezza. Alla fine, perché la gente non dovrebbe prendersi un pezzettino di carta, dici? Però una cosa l'ho capita, e questa cosa è che fare i video mi piace, sono felice, però sono rimasto un po' deluso da questa cosa. Che la felicità una persona un po' te la deve costruire, come hai fatto tu con il video. Ti rendo felice questa esperienza? Sì. Cioè, se ci penso anch'io, dei momenti passati che tu conosci bene, sono stato abbastanza male, al punto di arrivare a dire è il momento di riprendermi la mia felicità, staccarmi da chi non mi faceva felice e ritornare un po' da una persona con cui ho condiviso tanto e dire di che tornarsi indietro non rifarei più. Grande. Per ricordare a me stesso di essere felice mi sono autoregalato questo bigliettino, perché ho capito che se voglio essere felice devo fare i video, e quindi mi sono svegliato e sto facendo un video. Secondo me può far tanto piacere a tante persone, secondo me. Grande. Sì, infatti magari se magari uno ci pensa da solo non ci dà più tanto peso, mentre se magari te lo dice uno, magari ti avvisa, te lo ricorda un altro, un estraneo anche, ci fai più caso.